Sì, ciao, ciao a tutti. Allora, io parto da un intervento che avevo fatto come delegato all'ultima Assemblea Nazionale di Bugugiate, dove ero molto preoccupato per il disorientamento che sentivo nei militanti. Dopo quell'intervento, era presente anche il nostro segretario federale, mi sono sentito rincuorato perché c'era effettivamente un grande disinteresse. Una grande, diciamo, perdita di orientamento da parte dei nostri militanti, ma poi Matteo Salvini è stato capace di interpretare in maniera ottimale quello che era il sentimento, credo, di tanti di noi, ha condotto una battaglia importantissima. Abbiamo ripreso a battere su concetti forti come quello dell'immigrazione, ancora oggi Matteo lo sta facendo benissimo. Abbiamo condotto una battaglia giusta per recuperare il consenso, identificando come nemico l'Europa. Però oggi, devo dire la verità, Matteo, credo che questo congresso sia uno snodo importante. Dopo l'entusiasmo delle elezioni, io percepisco ancora quel grande senso di disorientamento che pervadeva i militanti solo qualche anno fa. Perché non è di poco conto quello che si sta, come dire, sviluppando in questi giorni, quindi si sta cercando di così fare in modo che la Lega possa essere il fulcro del nuovo centrodestra, ma non è tanto questo, non voglio ripetere i concetti che sono già stati ripetuti. Allora noi possiamo capire che oggi bisogna perseguire delle logiche come dire, di breve periodo, come il lavoro, concetti che devono essere recepiti dalla gente che è in difficoltà. Però attenzione, non dimentichiamoci quello che ha già detto Vittorio Braga prima e che hanno detto altri. Qual è la ragion d'essere della Lega? La mia preoccupazione è che se noi rimaniamo concentrati solo sugli obiettivi di breve periodo, perdiamo quello che è scritto nel primo articolo del nostro statuto, cioè l'indipendenza della Padania e il suo riconoscimento internazionale quale Repubblica Federale Indipendente Sovrana. C'è il rischio che per guardare il breve noi perdiamo quello che è il nostro obiettivo definitivo e certo. Allora, io dico questo, ci troviamo ora davanti a un momento difficile. Oggi più che mai serve ribadire con forza che noi siamo per la Padania. Io ho questa sensazione, Matteo, che tanti si vergognano di dire Padania! Io voglio sentirlo dire Padania, Padania, Padania! Invece, Matteo, e non è riferito a te chiaramente, tanti dei nostri rappresentanti ho idea che se ne vergognano. Quanti di voi in sala militanti hanno questa sensazione? Vorrei sentirlo. Quanti di voi, alzate la mano, quanti pensano che qui qualcuno anche ai vertici ha paura a dire questa parola? Noi siamo per la Padania. E dico una cosa, caro segretario federale, che cosa succede quando qualcuno non rispetta un articolo dello statuto? Direi che se non si rispetta il primo è ancora più grave. Se io dicessi che sono contrario all'indipendenza di una regione, se io dicessi che non credo nella Padania, se io aderissi a un progetto che ha come scopo l'Italia, che cosa mi succederebbe? Lo voglio sapere, caro Matteo, perché qui c'è scritto, articolo 53, c'è scritto che l'adesione a gruppi diversi da quelli indicati dal movimento da parte dei soci eletti alla carica bla 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 determina la cancellazione d'ufficio dell'associata da tutti i libri sociali. Allora io non voglio il male di nessuno, ma noi oggi dobbiamo decidere, tu ce lo devi dire Matteo, qual è la strada della Lega? Possiamo anche dire che quell'articolo non serve, che la Lega non è più la Lega, perché serve un nuovo progetto. Però ricordiamoci che noi non siamo il Partito Comunista. Noi non possiamo prendere la falce e il martello e metterli in uno scantinato. Noi non possiamo nascondere la Padania. Noi siamo nati e viviamo per l'amore per la Padania. È vero o non è vero? Matteo, tu devi riportarci su quella strada. Combatti giorno per giorno come un leone, ti vediamo. Non dimenticarti anche di quello che è il nostro obiettivo finale, la Padania. Fai in modo che se ne parli di più. Non vergogniamoci, veramente, la Padania, se non c'è la Padania, non c'è la Lega. Grazie. Grazie. Grazie.